non so bene chi si è reso protagonista di un rigore clamoroso che andò a fare, il fallo che l'arbitro non poteva non fischiare, insomma, ecco, però cercheremo di lavorare su questa ingenuità. Chi è che l'ha fatto? Chi è che l'ha fatto dire? Non lo so. Non ho visto bene. No. Sì, è un rigore clamoroso che l'arbitro non poteva non fischiare. Domanda rigore per noi. Chi era il più vicino, dai? Colì. Chi era il più vicino? Colì era il più vicino. Allora ha fatto così. Allora, tiriamo le orecchie. Diciamo che sì, dovremmo. Dovremmo punirlo, se veramente. Sanzione disciplina. No, va bene, poi adesso da prima abbiamo detto. Pista cinese, cinesi. Notizie, cosa. Cinesi io non è che ho novità particolari. L'avvocato Olmo, che ha questo incarico di mantenere i rapporti, ci dice che no. Io per quel che so io, fine di agosto, primi di settembre dovrebbero ritornare in Italia e dovremmo rincontrarli. Poi non lo so cosa succederà. Comunque certamente loro hanno le idee chiare, perché noi gli abbiamo detto quali sono le possibilità, che vanno davvero infinito, cioè c'è la massima disponibilità per qualsiasi cosa, li aspettiamo volentieri alla fine di agosto, se arriveranno, se verranno. Noi nel frattempo, da qua alla fine di agosto, dobbiamo completare il mercato. Dopo la partita di questa sera, per quanto mi riguarda, vorrei dire che non abbiamo bisogno di nessuno, perché abbiamo fatto una grande prestazione, però poi magari il mister mi tira una sedia, quindi... anche perché c'erano alcuni assenti e quindi non lo posso dire. Insomma, abbiamo giocato, sì, giusto per ricordarlo, senza Colì, che poi è entrato ma non aveva ancora i 90 minuti. Abbiamo giocato senza Ferri, senza Castiglio, cioè poi magari non avrebbero giocato ugualmente, però voglio dire, se fossero stati disponibili avrebbero potuto fare delle scelte, forse le stesse che ha fatto, forse diverse, sia nell'undici di base che nelle sostituzioni. Quindi Colì, Ferri, Castiglia, Fabiano, chi mi dimentico, Ronaldo squalificato, insomma, Liviero, anche lui lievemente infortunato, quindi insomma non è che proprio eravamo nelle condizioni ideali. La risposta è stata, devo dire, per quanto mi riguarda, eccellente. Poi adesso non è che dobbiamo essere entusiasti di una sconfitta, però insomma chi ha visto la partita e chi ha visto anche come è venuta la sconfitta, credo che possa trarre auspici positivi da una partita che secondo me insomma va valutata come se avessimo fatto un pareggio a Brescia, insomma. E comunque oggi abbiamo fatto una grande partita per quello che potevamo fare oggi, per la situazione che avevamo. Abbiamo fatto, diciamo, la partita perfetta per nelle situazioni che eravamo, non in tanti, e poi i cambi sono stati anche in dei ruoli che abbiamo dovuto adattare tante persone. E detto questo, il Brescia, la squadra di oggi, gli 11 di oggi, è una squadra da primi tre posti, e noi comunque non guardiamo quello, quindi c'è la soddisfazione per aver tenuto testa e alla fine fatto la nostra partita. Abbiamo messo quello che di base ci deve essere, cioè un atteggiamento che è quello che deve accompagnarci per 42 partite. Penso che i nostri tifosi oggi, e questo glielo garantiamo a loro che sono venuti oggi in tanti, al nostro presidente, ed è la base per poter fare bene quest'anno. Poi da lì a dire che è tutto perfetto ce ne passa ancora tanto, perché chiaramente poi bisogna ripartire meglio, bisogna sfruttare qualche ripartenza meglio. Sapevamo oggi che loro giocavano in una certa maniera, quindi potevamo concedere dei cross, perché abbiamo concesso quello, ma allo stesso tempo con delle ripartenze diverse, con ruoli da alternare, da entrare propri e non inventati, poteva essere una partita che si poteva fare più facile. Detto questo, alla fine l'occasione più grossa forse è capitata a Marchi con il salvataggio sulla linea,
e era una partita che sarebbe andata in supplementari, penso che un rigore che mi ricordo dato così, non me ne ricordo di averne mai visto neanche quando giocavo, quindi questo dispiace, ma niente, voltiamo pagina, guardiamo gli aspetti positivi, abbiamo la determinazione e l'atteggiamento giusto. Adesso sappiamo anche che noi rispetto a loro ci mancava ancora tanto. Ecco, il bello è che questa Provercelli può crescere ancora ulteriormente. Sì, può crescere, però di base ci deve essere questo, l'atteggiamento di oggi, se no è sempre il colpire giusto per quello che ci deve accompagnare, diciamo, tutto l'anno, che poi è la grossa forza che dovremmo avere per salvarci. Quindi noi, insieme ai tifosi che avremo, sia in casa che fuori, la base è questa, poi da lì bisogna costruirci tutto il resto, quindi partenze migliori, situazioni migliori di... Però, ripeto, oggi abbiamo concesso del possesso palla e dei traversoni, dei cross, e poi niente. Purtroppo dispiace, perché il nostro obiettivo era passare il turno, non perché incontravamo Brescia siamo contenti di aver fatto una discreta partita, ma noi volevamo passare il turno, l'abbiamo passato. Fondamentalmente che non abbiamo avuto la possibilità, non per colpa nostra, perché rigore penso che l'avete visto tutti, certo. E quindi dispiace. Sa, quella mare in bocca che arriva. C'è quella mare in bocca che comunque sì, no, resta, perché bocca, al termine sì, una bella partita. Per Colì che comunque poi ha giocato, come Colì già ha 20 minuti da giocare. Bonino che è entrata alla destra, un attaccante centrale. Oggi la situazione era questa, però devo dire che chi è entrato in campo oggi ha dato tutto e l'ha dato nella maniera migliore. A volte dar tutto non basta, ha dato nella maniera migliore e secondo me c'è, non da stare tranquilli, però da vedere con serenità immediata che cosa, che migliorando in alcune situazioni siamo competitivi per fare una discreta figura noi e far contenti chi ci paga e chi ci viene a vedere. Lì, detto questo, la prima partita ne mancano ancora, anzi doveva ancora iniziare, però è una fase di partenza diversa da quelle che mi ricordo in passato. Sei soddisfatto? Sì, abbastanza. Se il gol era, diciamo, fosse servito di più, saresti più contento, però va bene così. Il gol è poi una bella conclusione nel secondo tempo, poi comunque una buona gara. Sì, abbiamo avuto molte occasioni, soprattutto io il secondo tempo, forse... potevo fare qualcosina in più, però ci ho provato, è andata male. Ma questo Brescia aveva proprio l'idea di essere una squadra forte? Questo Brescia, sì, sapevamo che era una squadra forte, però noi il primo tempo abbiamo corso molto, come anche il secondo, abbiamo corso tutta la partita, ci è andati a fare tutta la partita, loro giravano molto bene palla, poi è stata decisa la partita in fondo da un episodio, come sapete già voi, sì, un rigore inesistente, esatto. Tu eri da quelle parti? Sì, ero lì vicino, poi non pensavo mai che fischiasse. Allora sono stato già con il pensiero a fare. Sì. Mi sa che è quello. Esatto. No, vabbè, però pazienza. Secondo me abbiamo disputato una gara importante contro una squadra che sicuramente mira ad un campionato di vertice. E poi la gara è stata decisa da un episodio, secondo me, di rigore inesistente. Però bisogna ripartire da questa prestazione per arrivare alla fine di campionato in gran forma. C'è forse, scusami se interrompo, ma commentavo con alcuni tifosi che mi chiedevano su internet, ha voluto compensare quella mezza cosa del primo tempo tua? Sì, forse sì, però... Tu l'hai toccato con la mano. Sì, l'ho toccata con la mano, però è stato... No, vabbè, volontario. Sì, cioè, in realtà l'hai ciccata di testa e ti è rimbalzata sulla mano. Hai detto bene. Però non penso si possano fare certi discorsi, no, che c'è, allora c'è una cosa, però per me è andata. Cioè era più rigore quello che quello che è andato poi. Sì, tutta la vita, cioè, era rigore mio che è il secondo. Sì, sì, quello sì. Però una bella reazione anche dopo il gol subito. Cioè... Sì, sì, non ci siamo disuniti, non era facile, perché sai, prendi gol contro il Brescia, certo. Magari l'effetto può essere un attimino negativo, ti disunisci, invece no, abbiamo reagito subito, siamo riusciti a far gol subito, poi abbiamo tenuto il campo secondo me abbastanza bene. Sicuramente ci sono tante cose da migliorare, perché gran parte dei ragazzi che c'erano oggi in campo sono nuovi. Adesso secondo te, dal punto di vista della condizione fisica, quanto siete? È chiaro che poi ognuno ha le sue misure, sì, 60, infatti, 70, no, no, meno. Una percentuale non si adatta, però sicuramente rispetto
a qualche giorno fa stiamo meglio rispetto alle partite precedenti. E tu in Brescia rispetto a noi come l'hai visto come condizione fisica? Guarda, loro sono partiti molto forte, io ho visto che il primo tempo comunque ci hanno tenuto lì, poi è normale che non ci possono tenere quei ritmi per 90 minuti, soprattutto ad agosto, quindi poi penso che la partita sia stata abbastanza equilibrata. Sì, loro facevano la partita, sì è vero, però non penso che abbiamo avuto grandi pericoli, quindi bisogna ripartire da questa prestazione, come ho detto prima, per cercare di arrivare ad averlo in gran forma. Ah, anche perché il mister l'ha detto, questo Brescia, quello di stasera, poi magari qualcuno partirà dei giocatori che abbiamo visto. Però potrebbe ambire le prime tre piazze. Sì, sicuramente un campionato da vertice. Quindi è di conforto. Sì, sì, sicuramente. Noi nello spogliatoio sì, eravamo abbastanza arrabbiati, per non dire un'altra parola, perché ovviamente perdere al 90esimo con un rigore del genere dà fastidio. Sì, che poi non è un tiro, un gol su, c'è infatti, proprio un rigore. È un rigore inesistente, quindi dà fastidio perché ci tenevamo ad andare avanti. E Coppa Italia è una gran bella competizione, ci tenevamo avanti, però pazienza. L'importante era sarà per il prossimo partita. Sì. Ormai sì, per il prossimo anno. Ormai ci va.